pensa sempre che Dio vede tutto. Care sorelle, cari fratelli, oggi da Alberto Del Fante, che è stato uno che ha raccolto pensieri inediti di Padre Pio, a noi molto preziosi, quello che è stato appena letto, pensa sempre a Dio, e ad altri appunto che abbiamo sentito, e questo pensiero assieme ad altri ci presenta, pensate, quella che potrebbe essere definita la psicoterapia di Padre Pio. È la prima volta che dagli studi di Teleradio Padre Pio esibisco questo dispositivo concettuale, questo protocollo che non avevo mai dichiarato qui in televisione. Padre Pio è stato un vero terapeuta dell'anima, si potrebbe dire un vero psicoterapeuta, perché aveva capito che noi, stando sempre sotto lo sguardo di Dio e pensando sempre a Dio, non solo non dobbiamo avere paura di Lui, ma dobbiamo anche sapere che siamo continuamente da Lui curati. Egli pensa a noi. Nel tempo, nel decorrere delle ore, toglie quello che in Gran Bretagna si potrebbe chiamare il ministero della solitudine, perché oggi, nello scenario postmoderno e tardomoderno del XXI secolo, noi purtroppo, a causa della civiltà della tecnica, siamo sottoposti a una continua noia, alla nottola del tempo, alla nottola di Minerva che continua a girare su se stessa e che sembra lasciare tutto piatto, e invece ci dimentichiamo che se ascoltiamo questo pensiero che abbiamo sentito di Padre Pio, ogni attimo può essere il più idoneo per ascoltare la voce di Dio attraverso Padre Pio che ci parla. Infatti, la rivelazione cristiana com'è che si dipana, cioè com'è che si svolge, se non permettendo che essa si esprima come parola? Dio non si rivolge a noi attraverso delle illuminazioni o delle visioni interiori, ma noi lo ascoltiamo parlante nella Chiesa attraverso la sua parola, e soprattutto c'è bisogno di tempo, bisogna dare tempo al tempo perché la parola di Dio possa prendere piede. Ora, questo pensiero di Padre Pio ci offre anche un grande guadagno, che è il seguente: se tu ti appoggi alla Sacra Scrittura, la mediti, ascolti la voce dello Spirito che continua a parlare dentro di te. Non dimentichiamoci mai che San Paolo ha detto che lo Spirito parla in noi con gemiti inesprimibili ed esprimibili di giorno e di notte. Allora non ci sarà nessun frangente della giornata, né di giorno né di notte, in cui tu non sia destinatario di un messaggio di Padre Pio, cioè in cui tu non cresca progressivamente nella storia della salvezza. Sorelle e fratelli, la nostra storia è una storia della salvezza, non è una storia che rimane piatta, non è nemmeno una storia che va in giù, ma è una storia che continua a progredire in su, verso il meglio. Forse noi non lo vediamo direttamente perché qualche volta cadiamo, però pensiamoci bene anche a quest'altra metafora antropologica. Quando noi cadiamo, possiamo anche rialzarsi, e questo è il simbolo anticipato della risurrezione. Non c'è mai una caduta fatale che non porti dopo a una risurrezione. In sostanza, una caduta, proprio in merito a quello che abbiamo sentito adesso nel messaggio di Padre Pio, è sempre un attimo penultimo, perché l'attimo ultimo che spetterà a noi sarà l'atto della nostra risurrezione, dove ci sarà detto: vieni, servo buono e fedele, ed entra nella gloria del tuo Signore.